Ciao a tutti ragazzi, sono Beyon Gamer e vi do il benvenuto nel sesto episodio del campionato Master. Signori, passiamo subito alla prima partita di oggi. Si gioca in casa contro l'Ascoli, il tempo di sistemarmi la squadra. Andiamo subito in partita. Ok signori, si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita. Non me lo dire. Fanculo. Guarda, in tre. Vaffanculo. Vai, mai nella vita. Non ci arriverà mai nella vita. È buona. Dai, vabbè. Vabbè. Cristo santo. Provala. Fuori. Cioè, guardate che cazzo devo fare col mediano. Dai che si era liberato. Fuck you. Assurdo. Forse avrei dovuto fare il pallonetto? Probabilmente lo dice pure Roberto Carlo. Eh sì, bravo. No, gli si leva la palla e questo è il gol. E invece. Dai che solo. E quello si ferma. E che cazzo. Dai cazzo però. Cioè che non si mettono nel piede. Vado con gli si leva la palla, guarda. Gol. Dai Carson. Non ne va una, raga. Non ne va una. Buono. Non tira. C'è Cristo santo, l'avete visto che non ha tirato. Quello non inquadra manco la porta all'interno dell'area di rigore. Bravi, complimenti. Oh, bella sta master quest'anno. 8 tiri, 2 in porta, 3 parate. 3 parate con 2 tiri in porta. Bene. Passiamo alla prossima partita, va. Signori, per la seconda partita di oggi si gioca in trasferta stavolta contro il Venezia. E passiamo in partita, va, che è meglio. Ok, Gentaglia si parte, mettetevi comodi e godetevi la partita. Vediamo se riusciamo a gestire bene la palla. Vedo il Venezia che si muove abbastanza. E sta cosa mi fa molto piacere, devo essere sincero. Che questo mi dà la possibilità di creare spazi. Esatto. L'ho detto. Se la squadra avversaria si muove, io riesco a creare le azioni. Se la squadra avversaria mi rimane tutta chiusa in difesa, è un casino. Bella Erickson. Vai Redmond. Bella. Un
Mamma mia, Goyos. Non spazza. Cioè, assurda sta cosa. E non è fallo. Ah, ok. Sembrava strano. È buona. Porco. Che mi dovete fare bestemmiare malissimo. Non ti lascio girare così. Dai, che è finita. Dai. Lunga così. Fischia. Fatto 6 tiri, 6 in porta, una parata. Venezia ha fatto 3 tiri, 3 in porta, una parata, li ha fatti tutti nel secondo tempo. Bene, andiamo alla terza partita di oggi. Per la terza e ultima partita di oggi, signore, si gioca in casa contro l'Empoli, quindi partita davvero tosta. Ma come si suol dire, mai dire mai. Quindi, signori, andiamo in partita. Gentaglia per la terza e ultima partita di oggi, mettetevi comodi e godetevi la partita. Che cazzo ti butti a fare a terra? Mi scusi. Questo tira. Fuck you! Mamma mia. Cioè, quando risale sto fallo? Voglio rivederlo. Grazie. Esatto. Bella. Fuck you! Sul portiere, giustamente. Sul portiere. Ah, raga, io non ci sto capendo un cazzo col cursore, eh. Cioè, il cursore proprio per i cazzi suoi in questo momento. Guarda quello, non gli si leva palla. Dai. Vaffanculo. Appena iniziato il secondo tempo e la partita è molto, molto equilibrata. Fatality. Muori. Sì, va bene. Niente, non passa. Oh, bello pure sto grosso comunque, la terra. Oh, ma dai. Ma che cazzo è caduto da solo? No, a me piace sta cosa che il giocatore... Guarda che non me lo... Porco disco. Ma com'è passata quella palla? Doppia X a manetta, raga. Penso si sia pure sentito. Com'è passata quella palla? Vai, veloce. Due a due. Bene. Sto notando molte cose negative, raga.
proprio riguardo l'intelligenza artificiale stanno dando molte cose negative. Vediamoci la classifica, va, vediamo come siamo combinati. Siamo terzi a 20 punti, Perugia a 23 e Spezia a 27. Poi ad inseguirci abbiamo Benevento, Frosinone, Chievo, Ascoli e Cremonese, rispettivamente a 19 e 18 punti. È una classifica molto ristretta, a parte la Spezia che ha fatto 8 vittorie e 3 pareggi, insomma. No, ma bella sta Master, quest'anno vi sta piacendo in particolar modo, devo essere sincero. Va bene, gettagli, per quanto mi riguarda siamo in chiusura. Siamo alla fine del video. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate tutti i link utili degli amici di Sabumi, del Tube, The Grindelwald. Trovate anche il link di Pest Italian Bar, il nostro gruppo di Facebook. Dopodiché, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollicione in su e a commentare. Alla prossima, ciao!